Con coach Cesare Ciocca, coach, prestazione pressoché perfetta, poco da dire. Sì, più contenti di così. Incontravamo la squadra prima in classifica che ha vinto 15 delle ultime 16 partite, chiaramente si è presentata senza il giocatore forse più importante che Masper, però oggettivamente è una vittoria bellissima, un grande complimento va alla squadra perché ha interpretato la partita benissimo, con intensità, con voglia, con grande aggressività, e due punti fantastici. Stiamo gioendo molto perché oggettivamente battere la capolista di 34 punti non è da tutti i giorni, quindi questo ci mette grande felicità veramente. Prossima domanda è: che margine ha di crescita ancora questa squadra, dove può arrivare? Ma sai, adesso noi, come ti ho detto più volte, siamo arrivati a 20 e adesso noi siamo salvi, a meno di cose, di cataclismi. Adesso giustamente vogliamo fare un passo avanti, quello di provare ad arrivare ai playoff, e sono certo che questa squadra e questo staff, se ci sarà una possibilità di arrivarci, la sfrutteremo. Noi daremo ancora il 110%, questo mi sento di dirlo con estrema serenità, tutti, da me ai miei assistenti, al preparatore, a tutto lo staff medico e alla squadra, per cercare di passare lo step successivo, che è quello di provare ad arrivare ai playoff. In questo momento ci siamo, ma il calendario è sempre pieno di ostacoli, e poi non possiamo chiaramente pensare di giocare sempre così, sennò non saremmo forse in B2 a giocare. Cioè, è un momento, uno stato di grazia particolare di tutti, ma questo deriva, come ti ho detto più volte, dal lavoro. La speranza è quella di mantenere uno stato di forma importante ancora, specialmente per questo periodo, e poi provarci, arrivare ai playoff. Però con serenità, e ribadisco, se le cose non dovessero andare bene come stanno andando adesso, mantenere sempre la tranquillità, perché questa mi sembra una squadra soprattutto molto tranquilla, anche se conscia di quello che fa e dei propri mezzi. Meglio lasciar volare tutti sulle ali dell'entusiasmo o meglio tenere i piedi per terra ancora intanto? Io li ho sempre tutti i piedi per terra, però è chiaro che la mia filosofia è che il lavoro alla fine paga. Questa squadra lavora come penso poche squadre di questo campionato, e lo si vede, ma anche come atteggiamento, e quindi io rimango sempre con i piedi per terra. Però giustamente, quando si fanno degli step, abbiamo giunto con la salvezza, adesso mancano oggettivamente per i playoff 5 vittorie in 11 partite, questo è il prossimo step, ma io non è che mi strappo i capelli se non ci arriviamo, nel senso che so la squadra come lavora, so quello che fa, e sarebbe ingeneroso se le cose non andassero bene fra un po' incavolarci ognuno con l'altro, perché non avrebbe assolutamente senso. Però ci proviamo con tutte le nostre forze, perché sarebbe un risultato assolutamente clamoroso. Grazie coach. Ciao Roby. Ci vediamo. Ciao. Alla prossima.